Il ghiaccio ha la capacità innata e straordinaria di nascondere gli oggetti per anni, secoli e persino millenni. Il suo riscaldamento globale che stiamo affrontando, però, con conseguente scioglimento dei ghiacciai, sta riportando alla luce molti di questi reperti con risultati sorprendenti. Oggi ve ne mostriamo 10, a partire da un esercito di cavallette per finire con vulcani congelati e statue misteriose. Numero 10. Milioni di cavallette. A più di 3,3 km di altitudine nello stato americano del Montana si estende il Parco Nazionale di Custer. In questa riserva naturale troviamo un tipo molto particolare di montagna, ovvero la Montagna di Locuste, un monte ricoperto di ghiaccio che nasconde al suo interno una sorpresa da brivido. Il ghiacciaio delle cavallette ospita più di 10 milioni di locuste. Secondo gli esperti, le cavallette sono rimaste intrappolate nel ghiaccio secoli fa perché, tra di loro, hanno ritrovato persino alcuni esemplari di locusta delle Rocky Mountain, estinta da molto tempo. Potreste chiedervi a questo punto come abbiano fatto così tante cavallette a rimanere incastrate sotto uno strato di ghiaccio. Gli scienziati credono che gli insetti stessero vagando nel parco quando sono stati sorpresi da una tempesta di ghiaccio. Credendo di trovare rifugio dietro i costoni della montagna, sono invece stati travolti dalla neve gelida che li ha congelati sul posto. Numero 9. Mammut. Nel cuore della regione canadese di Yukon, nel freddo Klondike, nel giugno 2022 è stata rinvenuta una mummia molto speciale. Dei minatori hanno trovato infatti un cucciolo di mammut lanoso incastonato in uno strato di permafrost. La salma non era solo intatta, ma anche perfettamente preservata grazie all'ecosistema congelato che l'ha ospitata per millenni. Il cucciolo è in realtà un nonnino di ben 30.000 anni. Curiosamente, i minatori che lo hanno trovato lo avrebbero completamente ignorato se il loro bulldozer non avesse urtato qualcosa di duro nel sottosuolo. Gli abitanti del Canada hanno reagito con grande entusiasmo alla scoperta. Il mammut si è rivelato una femminuccia che gli scienziati hanno soprannominato Nunchoga, che nel linguaggio locale Han significa bambina grossa e meravigliosa. È il primo esemplare di mammut lanoso intatto mai ritrovato nell'America settentrionale e il secondo della sua specie in tutto il mondo. Oggi il corpo di Nunchoga è conservato dai nativi di Trondheim-Wachin. Numero 8. Tesoro. Conosciamo tutti almeno una storia riguardo un tesoro nascosto che può essere ritrovato soltanto con l'aiuto di una mappa antica o perduta. Sarebbe bello andare alla ricerca di un tesoro simile come fanno i protagonisti dei nostri film d'azione preferiti, ma dobbiamo ammettere che sarebbe fantastico anche imbatterci in un cimelio prezioso per puro caso. Nel 2013 uno scalatore francese si stava arrampicando sul Monte Bianco quando ha notato una scatola di metallo incastonata nella montagna. Al suo interno c'erano centinaia di pietre preziose, tra cui rubini, smeraldi e zaffiri. Lo scalatore si è precipitato giù dal ghiacciaio di Le Bosson per far esaminare la sua scoperta. Degli esperti di gioielli hanno confermato l'autenticità delle pietre, che sono state stimate per un totale di 250.000 euro. Sembra che siano rimasti nascosti sul ghiacciaio per più di 50 anni, probabilmente in seguito ad uno dei due possibili disastri aerei che hanno avuto luogo sul Monte Bianco. Gli aerei, entrambi della compagnia Air India, si sono schiantati nel 1950 e 1966, causando la morte di 165 persone in tutto. Data l'altitudine, i soccorritori hanno impiegato molto tempo per recuperare gli oggetti personali e i frammenti di metallo sparsi nella zona dopo l'impatto, e non sono comunque riusciti a ritrovare tutto. La cassetta di gioielli, per esempio, deve essere sfuggita alle loro ricerche. Numero 7. Tunnel di guerra. Ogni guerra porta con sé delle atrocità inimmaginabili e il primo conflitto mondiale non ha fatto differenza. Ancora oggi stiamo scoprendo sempre nuovi dettagli sulla prima guerra che ha sconquassato il pianeta e alcuni dei suoi lasciti stanno uscendo proprio dal ghiaccio. Durante la guerra gli eserciti austriaci e italiani hanno combattuto sulle Dolomiti numerose battaglie diventate famose come la Guerra Bianca. Per molto tempo gli storici si erano immaginati plotoni di soldati che attaccavano alla cieca, destreggiandosi tra la neve. Ma gli ultimi ritrovamenti hanno rivelato che gli eserciti erano estremamente organizzati, con tanto di tunnel scavati nella roccia e accampamenti nelle trincee coperte. Questi tunnel sono stati nascosti dalla neve e dal ghiaccio per anni, ma grazie al surriscaldamento globale oggi stanno tornando a far parlare di sé. Gli esploratori hanno trovato nei conicoli degli artefatti bellici congelati nel tempo, come foto, diari, scorte di cibo non deperibile e persino salme. La neve li aveva sepolti sotto una coperta rassicurante.
ma anche per quei poveri soldati è giunto il tempo di tornare a casa. Numero 6. Virus. Non tutte le scoperte sono interessanti. Alcune infatti sono spaventose e causa di grande tensione per l'intera popolazione mondiale. Nel 2015 una squadra di ricercatori dell'Ohio si è avventurata tra le distese gelate del Tibet in cerca di campioni di ghiaccio preistorici. Si può dedurre molto da un blocco di ghiaccio vecchio qualche migliaio di anni, come ad esempio il tipo di malattie che avremmo contratto se fossimo vissuti all'epoca. Studiando le lastre raccolte, infatti, gli scienziati hanno rinvenuto ben 33 ceppi di batteri differenti che avevano più di 15.000 anni ciascuno. 28 di questi microbi sono risultati completamente ignoti alla medicina moderna. Per ora gli esperti non credono che la scoperta sia necessariamente pericolosa per la specie umana, ma ormai è chiaro che numerose specie di virus e batteri si nascondono sotto il ghiaccio e che a causa del surriscaldamento potrebbero tornare a tormentarci a distanza di millenni. Se dovesse succedere, gli scienziati dovrebbero affrettarsi a trovare un vaccino o una medicina efficace contro queste malattie di cui al momento non sappiamo ancora nulla. È una scena già vista di recente che nessuno vorrebbe mai più replicare. Numero 5. Messaggio nella bottiglia. Quando pensiamo ai messaggi nelle bottiglie, ci vengono in mente i romanzi rosa e le storie d'amore impossibili nella vita reale. In questo caso, però, è tutto vero. Nel 1959 un geologo ha deciso di dimostrare una teoria che si è rivelata reale, quella del surriscaldamento globale e dello scioglimento sempre più rapido dei ghiacciai del pianeta. Per farlo ha dato vita ad un piccolo esperimento che si è compiuto in appena 50 anni. L'uomo ha infilato un bigliettino in una bottiglia di ghiaccio e l'ha sepolta in un buco scavato in un ghiacciaio con delle istruzioni scritte specifiche per chi avesse trovato il messaggio. Nel 2013 due ricercatori si sono imbattuti nella bottiglia e ne hanno rivelato il contenuto al mondo intero. La lettera richiedeva di calcolare la distanza dal punto di ritrovo della bottiglia e la lastra di ghiaccio principale, in cui era stata originariamente incastrata. I ricercatori hanno misurato una distanza di 60 metri, rivelando che in soli 50 anni il ghiacciaio si era ritirato ad una velocità maggiore di un metro all'anno e dimostrando i sospetti del geologo. Purtroppo per le prossime generazioni i cambiamenti climatici sono reali e si stanno abbattendo su di noi più rapidamente del previsto. Numero 4. Cimitero di dinosauri. Ai bambini piacciono tanto i dinosauri e noi non possiamo certo biasimarli. Anche alcuni adulti li trovano affascinanti e farebbero qualsiasi cosa per toccarne uno da vicino. Immaginate allora la sorpresa di questi ricercatori che hanno scoperto un intero cimitero di dinosauri incastonato in un ghiacciaio cileno. Nel Parco Nazionale di Torres del Paine è stato rinvenuto uno dei cimiteri di dinosauri più grandi mai ritrovati sul pianeta. Si tratta di ittiosauri, ovvero lucertole pesci, lunghi tra i 20 cm e i 5 metri. Si pensa che siano stati travolti da una frana di sedimenti rocciosi seguita da una valanga che avrebbe compattato le salme tra di loro, dando vita ad un cimitero perfettamente conservato nel tempo. Numero 3. Vulcani gelati. Il fuoco e il ghiaccio sono due elementi opposti e non possono coesistere. O almeno così pensavamo, fino a quando non abbiamo scoperto l'esistenza di 138 vulcani congelati sotto lo strato di ghiaccio che compone il circolo polare artico. I vulcani sono sepolti nel ghiaccio, ma sono ancora attivi e potrebbero eruttare da un momento all'altro. Questa zona è stata definita l'area più vulcanica al mondo e si estende a 2 km di profondità sotto l'Artico. Se i vulcani dovessero eruttare, le esplosioni potrebbero distruggere completamente lo strato di ghiaccio che li ricopre e modificare per sempre l'assetto dell'ecosistema del Polo Nord, con risultati da brivido, in tutti i sensi. Numero 2. Inferno sull'Himalaya. Nel 1942 una guardia forestale stava perlustrando la zona glaciale dell'Himalaya quando si è accorta che un lago, un tempo gelato, si era sciolto per via del caldo estivo. L'uomo si è avvicinato per ammirare l'acqua e ha scoperto un segreto terrificante. Migliaia di scheletri impilati gli uni sugli altri. All'inizio le autorità hanno temuto che gli scheletri appartenessero ai soldati giapponesi caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma dopo le dovute analisi hanno realizzato che si trattava di persone molto più anziane, vissute intorno all'850 d.C. La causa del decesso di gruppo era meno macabra di una guerra, ma comunque violenta. Ferite alla testa compatibili con una forte grandinata. È possibile che gli uomini si fossero riuniti sulla vetta per celebrare qualcosa e che siano periti a discrezione di madre natura. Numero 1. Statue di pietra. Potreste chiedervi come si intersechino la salute mentale e le scoperte nel ghiaccio. In genere vi diremmo che si tratta di due linee destinate a non incontrarsi mai. In un solo caso, però,
Mi sono incontrate regalandoci un'opera d'arte che ha avuto un impatto molto potente sulla comunità di persone affette da malattie mentali in Alaska. Nel 2015 un'organizzazione locale ha creato 67 sculture di individui che rappresentano la reazione ai traumi emotivi e cercano di sensibilizzare sul tema del suicidio. Le statue si trovano sulla costa di Anchorage, in un contrasto delicato e allo stesso tempo profondo con il panorama gelato circostante. Le sculture hanno la testa alta e occhi bassi per dimostrare i loro conflitti interiori. Chissà cosa ne penseranno un giorno gli artisti del futuro. Quale di queste scoperte vi ha colpito di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.